guardi, ripartiamo dall'ultimo incontro. La proprietà ha detto due punti persi, il mister ha detto la stessa cosa, però ha detto non posso rimproverare in un caso la squadra perché comunque ci ha messo veramente tutto per cercare di vincere la partita. Sì, sicuramente se analizziamo la gara sono due punti persi perché eravamo anche riusciti ad andare in vantaggio subito, quindi la partita si era messa anche bene. Loro non avevano creato praticamente niente, quindi sembrava una partita già chiusa. Poi invece sì, forse sì, però queste squadre poi succede anche questo, che è la prima occasione ti fanno gol. E poi ci abbiamo provato a vincerla, e un po' la sfortuna, un po' magari demerito nostro, non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Sfortuna anche tua, perché c'è stata un'occasione, è stata proprio la tua, e lì hai trovato il portiere. Sì, calciato di prima intenzione, purtroppo forse l'ho colpito troppo bene, è andata proprio addosso al portiere. Poi ricordo anche le due traverse, quindi le occasioni le abbiamo avute. Anche la prestazione secondo me è stata abbastanza positiva. A livello personale, insomma, ti è dispiaciuto non segnare quel gol perché l'ultimo. Sì. No, vabbè, mi è dispiaciuto più che altro perché facendo un gol lì la partita era chiusa, quindi serviva un gol per portare i tre punti a casa. Poi a livello personale sì, il gol mi manca da un po', però speriamo che arriverà presto. Allora, potevano essere tre, il rammarico fondamentalmente questo, che potevano essere già 13 punti di distacco e ci si poteva avviare a chiudere il campionato più in fretta grazie alle sconfitte di Fano e Materica. Mancano 8 partite, comunque è una gara in meno e sono comunque 11 punti di vantaggio. Sì, il rimpianto è per la partita di domenica, perché era una partita che si poteva vincere e guardando la prestazione meritavamo anche di vincere, quindi il rammarico è per quello. Però è anche vero che abbiamo guadagnato un punto perché Fano e Materica hanno perso, quindi va bene così. Ma no, Conti no, però noi vogliamo chiuderla il più presto possibile, quindi per fare questo bisogna vincere partite. Puntiamo a fare questo e quindi prima arriverà meglio è. Allora, paradossalmente però mi capita una gara un po' particolare domenica, perché a Giulianova, poi tra l'altro tu vivi in mezzo, quindi una situazione probabilmente la conosci meglio di altri, l'ambiente perlomeno. È paradossale perché a Giulianova sta succedendo di tutto, con i tifosi che addirittura hanno chiesto che il campo vada per noi, si deve aspettare per domenica. Ma innanzitutto non sappiamo neanche dove si gioca, quindi anche questa è un'incognita. Sicuramente l'ambiente un po' particolare, perché sono senza allenatore, credo anche senza rimborsi spesa, quindi è una situazione delicata e secondo me ci aspetterà una partita difficile, una partita dove se non parti bene rischi, quindi secondo me sarà molto importante l'approccio di questa partita. Ma se a Giulianova, come dicono, con il divieto per i nostri tifosi, no. Personalmente no, preferirei giocare con i miei tifosi da un'altra parte. Anche perché Giulianova in casa, nel loro stadio, è dove ha conquistato abbastanza punti. Cioè, tutti i punti li ha fatti praticamente in casa, quindi non è un campo facile. Però staremo a vedere dove si giocherà. L'ultima cosa, perché voi vi siete trovati a giocare contro l'Isernia, che era un'incognita perché c'era stato il cambio di allenatore. Adesso la situazione diventa ancora più paradossale con Giulianova, che non sappiamo nemmeno chi rischierà né in panchina né in campo, perché se tifosi hanno chiesto la riunione, probabilmente se non si arriva all'intesa è facile pure che uno si ritrovi in questa. Tutte queste incognite
Falsano un po' anche la vostra preparazione, forse un pochino sì, perché non sai magari come potrebbe giocare l'avversario e quindi ti lascia un po' così, però l'importante è che secondo me è che ci prepariamo bene noi e che andiamo con la testa giusta e per cercare di portare a casa i 3 punti.